C'era una volta una lepre che viveva in una foresta. Per tutto il giorno non faceva altro che saltellare qua e là, mettendo in mostra la sua agilità. Si vantava con gli altri animali di essere più rapida e scattante di tutti. In questa foresta sono l'animale più veloce che ci sia. Nessuno riesce a battermi. Che la lepre fosse la più rapida per via delle sue zampe non c'era dubbio, ma gli altri animali non sopportavano il suo modo di essere così vanitosa. Eppure, però, nessuno era mai riuscito a dimostrarle il contrario. Sì, ho vinto di nuovo! E sapete perché? Perché sono veloce! Dovunque andasse, la lepre non smetteva di ripetere «Mi dispiace per voi, ma nessuno può superarmi!» Le sue parole cominciavano a disturbare seriamente gli altri animali. Certo, probabilmente ha ragione, ma il fatto che si dia tante arie, a mio avviso, è veramente fastidioso. Sono d'accordo, si meriterebbe proprio una bella lezione. Tutti questi discorsi un giorno arrivarono anche alle orecchie della tartaruga, che, come si sa, cammina molto lentamente. Le ci vuole un giorno intero per fare il tragitto che la lepre percorre in un solo minuto. La tartaruga andò dagli altri animali e disse loro che in quei giorni voleva incontrare la lepre. E aggiunse di essere intenzionata a sfidarla in una gara di velocità. Vuoi correre contro la lepre? Ma nessuno degli animali più veloci della foresta è mai riuscito a batterla. Come pretendi di farcela tu? Non preoccuparti. Tu lascia fare a me e vedrai. La tartaruga andò dalla lepre. Buongiorno, lepre. Venivo proprio a cercarti. La lepre, incuriosita, chiese... Dimmi, perché mi stavi cercando? Ho sentito dire da tutti che tu sei l'animale più veloce che ci sia nella foresta. O, per meglio dire, che questo è ciò che pensi. Ma, perché tu possa esserne così sicuro, vorrei fare una gara con te. Vediamo chi di noi due è più veloce. E quando la tartaruga ebbe finito di pronunciare le sue parole, la lepre cominciò a ridere così forte che riuscivano a sentirla tutti gli animali della foresta. Tu? Con me? Una gara? Stai scherzando? Non potrai mai superarmi. Nel tempo in cui tu fai il primo passo, io ho già finito la corsa. Se non proviamo, non potremo mai esserne così certi. Come vuoi, d'accordo, domani mattina facciamo la gara. E mentre la tartaruga si allontanava, la lepre continuava a ridere divertita. Il mattino seguente gli animali arrivarono sul posto per assistere alla gara e videro che la tartaruga era già in attesa sulla linea di partenza, pronta per il via. Sembrava molto sicura di sé e sorrideva tranquilla. Scusa, tartaruga, ma come pensi di riuscire a vincere? Se la lepre è davvero così superba e vanitosa, come dicono tutti, vincere questa gara per me non sarà difficile, come pensano tutti quanti. Poco dopo la lepre, con il suo solito atteggiamento borrioso, arrivò sul posto della competizione addirittura portando con sé una carota. Finiamo in fretta questa gara, così poi potrò fare colazione in pace. Terminati i preparativi, i due concorrenti si portarono sulla linea di partenza. Il primo che arriva al nastro rosso alla fine della foresta vince. Al segnale della talpa, la gara ebbe inizio. La lepre d'un balzo partì come una saetta, mentre la tartaruga, da parte sua, cominciò a camminare lentamente. Incredibile! La lepre in pochissimo tempo scomparve dalla vista. Gli animali che assistevano alla gara pensavano che la tartaruga avrebbe senz'altro perso. Dopo un breve tratto di corsa, la lepre si fermò e diede un'occhiata alle sue spalle, ma non c'era proprio nessuno. A quanto pare la tartaruga non arriverà al traguardo prima di sera. Tanto vale sedersi e mangiare la carota. La lepre finì di mangiare la sua carota. Diede un'occhiata al percorso e vide arrivare la tartaruga da lontano. Poi, con aria impertinente, si alzò e riprese a correre.
In pochissimo tempo arrivò molto vicino al traguardo. Mangiare quella carota deve avermi fatto venire sonno. Quasi quasi mi fermo e dormo un po'. La lepre, sicura di avere ormai vinto la gara, si addormentò tranquillamente. La tartaruga invece continuava a camminare con la sua andatura molto lenta, ma decisa e sicura di sé. Quando finalmente raggiunse il punto in cui si trovava la lepre, si accorse che il suo avversario dormiva profondamente, ma non esitò e senza fermarsi proseguì il suo cammino. Qualche tempo dopo, la lepre si svegliò. Guardò di nuovo indietro e notò che la tartaruga ancora non appariva. Ma non la vedo arrivare! Si sarà ritirata dalla gara! Beh, mettiamo fine a questa sfida! E mentre cercava di raggiungere il traguardo senza andare troppo veloce, vide, con grande meraviglia, che la tartaruga era passata avanti ed era quasi sulla linea d'arrivo. Allora cercò di mettercela tutta per recuperare terreno e sorpassarla. Ma la tartaruga ormai era arrivata prima. Gli animali in attesa al traguardo esultarono felici. E con grande entusiasmo tutti presero la tartaruga e in segno di trionfo la lanciarono in aria. Intanto la lepre se ne stava in disparte, triste e abbattuta. La tartaruga, la vincitrice della gara, si avvicinò alla lepre. Vedi, la cosa più importante è fare tutto con coerenza e costanza. Perdere tempo nel darsi le arie per quello che si sa fare non porta da nessuna parte. Io non ho vinto perché sono stata più veloce, ma semplicemente perché ho affrontato la sfida con saggezza e serietà. Hai ragione! D'ora in poi smetterò di vantarmi con tutti per la mia velocità. Adesso devo tornare a casa e mi aspetta un cammino molto lungo. La tartaruga sorrise e proseguì per la sua strada. La lepre aveva imparato la lezione rendendosi conto dei suoi errori e da quel giorno non si vantò più della sua rapidità e non fece più gare con nessuno.